grande evento avete scelto questa città che sta esplodendo? Il 22 dicembre, e diciamo che per noi è già esplosa. Io ci insegno da 25 anni all'Università Studio Sorbeni in casa, quindi vengo tutte le settimane. Ho fatto la quinta elementare e la prima media molti anni prima, perché mio padre portò tutta la famiglia per ragioni di lavoro. Lui ha avuto delle bellissime esperienze prima di incontrarmi proprio qua, e quindi con tutto l'amore che abbiamo ad altre città che ci avrebbero ospitato volentieri, Milano, Roma, Napoli è stata una scelta obbligata. Allora, noi lo conosciamo in privato, com'è invece? Cioè, lo conosciamo in pubblico. Ah, ma è spaventato, come lo conosciamo in privato? Come sarebbe? Dove? Quando? In pubblico lo conosciamo, in privato che uomo è? Allora, nel privato è una... bene o male, io direi anche come si vede nel pubblico, nel senso che critico quando ovviamente ci sono dei punti che sono sbagliati, giusto quando invece ci sono posizioni giuste, e quindi è una persona eccezionale, ecco, così come lo vediamo in TV credo che non abbia maschere, non ci siano se filtri. Se no non mi sposerebbe, lo dice perché mi sposa, se no... Una battuta su questa serata invece. Beh, è una serata all'insegna della bellezza, della bellezza femminile che noi non ci siamo dimenticati, non ricordiamo appunto con piacere che ho avuto una moglie per 10 anni amatissima, che sarà la mia testimone, lui addirittura con la sua compagna che ha avuto prima di me, ha avuto una bambina deliziosa di 5 anni che è la mia nipotina, quindi insomma la bellezza femminile non ci lascia indifferenti e non ce la siamo dimenticata. Assolutamente no, mia figlia è sempre al centro dei miei e dei nostri pensieri, Melissa. E sarà la nostra unica, straordinaria, splendida damigella d'onore. Alessandro, l'ideale di bellezza di donna. Oh mamma mia, io non posso che fare riferimento alla mia ex moglie, spagnola, quindi grande temperamento, grande voglia di vivere, grande voglia di divertirsi, grande libertà mentale, di comportamento, ma molto poco spagnola secondo gli stereotipi, perché alta, slanciata, magra, con i capelli castani chiari, lunghi, insomma non è Carmen, e quindi direi che quello resta il mio ideale di donna, che è diverso dal suo.